Le difficoltà che oggi il porto di Ravenna deve affrontare a causa dell'insabbiamento dei fondali potevano essere risolti 2 anni fa, se solo non si fosse volontariamente affossato il progetto relativo alle opere connesse del piano regolatore portuale del 2007, approvato nel 2012 dal governo con un decreto di compatibilità ambientale. Nel progetto, che ricevette l'ok il 20 gennaio 2012, erano presenti 2 casse di colmata che potevano ospitare 2,7 milioni di metri cubi di fango, che avrebbero risolto il problema dei fondali per un decennio. Ma quel progetto, seppur approvato, venne poi chiuso in un cassetto per fare gli interessi di altri. È questo ciò che i capogruppo in Consiglio Comunale di Lega, Forza Italia e Lista per Ravenna hanno spiegato questa mattina durante una conferenza stampa in municipio. Secondo la Gardin, Ancarani e Ancisi, infatti, il porto di Ravenna è stato affossato per volontà politica di coloro che erano alla guida di Comune, Provincia e Regione, cioè del Partito Democratico. Nel 2012 l'autorità portuale aveva già ricevuto il via libera dal governo per realizzare un progetto di opere di scavo connesse al piano regolatore portuale del 2007, in cui certamente era previsto che i fondali fossero scavati a una maggiore profondità, quella utile perché il porto potesse mantenere le sue prospettive di stabilità e di crescita. Cioè, questo progetto prevedeva di escavare i fondali del porto fino a 12,5 metri, un buon risultato che avrebbe permesso al porto di gestirsi bene probabilmente per una decina di anni. E questo prevedeva di utilizzare 2 nuove casse di colmata all'interno del perimetro del porto, oggi si chiamano Logistica 1 e Logistica 2, sono fra il Candiano e la via Canale Molinetto, quindi in area portuale a tutti gli effetti. Nel 2012 il governo ha dato il via libera, fatto il decreto di compatibilità ambientale, il progetto sarebbe potuto partire il giorno dopo, si poteva già fare la gara d'appalto per l'esecuzione di queste opere. Se non che, appena licenziato dal governo, un mese dopo è uscito il progettone 1, cioè un altro progetto, secondo noi delirante, in gestazione già da un anno, e noi l'abbiamo dimostrato con i documenti, mentre si aspettava di partire con l'altro, se ne gestiva il progetto di un altro, che poi prevedeva di andare ad occupare aree, terreni agricoli, fuori dei confini del porto, quindi terreni agricoli di Porto Fuori, delle Bassette, di Rio Adriano, tutte le aree retrostanti di Rio Adriano, Punta Marina, addirittura la Pontazzo. Ovviamente questo portava avanti interessi molto al di là di quelli del porto, che aveva bisogno di 12,5 metri per poter procedere bene, insomma, verso il suo futuro prossimo. E coinvolgeva tutti gli interessi immobiliari, anche costruttivi, perché poi su queste aree non solo si sarebbero versati fanghi, ma si sarebbero costruiti anche degli impianti logistici, anche complessi, da centinaia di milioni. Solo che questo progetto si è impantanato perché presentava tante di quelle controindicazioni e secondo noi anche tante di quelle cose poco belle, che è finito nel mirino della Procura, indagini anche complesse, provvedimenti che sconsigliavano al governo di procedere in questa direzione, per cui il governo non ha dato via libera a questo progetto e si è stato in stand-by per tanto tempo. Tutti i problemi anche poi che ne derivano, l'ingresso del porto, il Mabellone, oggi il terminal crociere, risalgono tutti a questa situazione, insomma, a questi disegni, diciamoli per essere teneri, sbagliati. E secondo voi c'è una responsabilità politica? Beh, come sempre, quando ci sono degli enti pubblici che sono responsabili al 100% di queste situazioni. Quello che si poteva fare nel 2012 si comincia a fare adesso con un nuovo progetto.
Questo però deve andare avanti e noi siamo d'accordo che bisogna andare avanti, non bisogna seccare capi espiatori. Il nuovo presidente dell'autorità portuale è andato in funzione alla fine del 2016, è riuscito a far approvare dal governo il progetto Nebis, quello diciamo che può andare avanti bene anche per un certo numero di anni, rapidamente. Capi espiatori non c'è sempre il caso di individuarne. Semmai bisogna chiarire perché sul terminal crociere non sono stati fatti lavori anche di ordinaria manutenzione per tenerlo accessibile alle navi da crociera. Ecco, su questo qualche risposta bisogna darla. Deve venire dall'interno della struttura dell'autorità portuale, ma sul piano generale, se c'è qualcuno che ha delle responsabilità, è chi ha esercitato il potere politico sull'autorità portuale, ma ancora prima che del 2012, perché il progettone 1 è stato partorito riservatamente da almeno da un anno o due prima. Da allora fino a tutto il 2016, la responsabilità politica è di chi ha esercitato il potere politico sull'autorità portuale, che sono il Comune di Ravenna in primis e altri, regione, provincia, eccetera eccetera, che sono governati da maggioranze che a capo hanno il PD e che oggi sono rappresentati dall'attuale sindaco. Quindi noi non chiediamo la testa di nessuno, ma se qualcuno deve riflettere sulla responsabilità che porta sulle sue spalle, anche per chi, in nome di chi ha gestito il porto prima di lui, è il sindaco di Ravenna.